il motivo di queste martellate è questo libro che abbiamo editato come Fresh Art in collaborazione con Aspesi, che sono martellate scritti fighi 1990-2019, quasi 30 anni di racconti poetici di Marcello Maloberti, che trovate in modo tridimensionale nelle vetrine. Molti di voi ce l'hanno, alcune di queste martellate ce l'hanno fisicamente in mano. Con questo evento abbiamo voluto dare il via a Artissima, che è un appuntamento molto importante a Torino, e abbiamo anche molta voglia di divertirci e di conoscere questo bellissimo brand. Siamo qua ad Aspesi stasera per presentare questa collezione invernale rinnovata, colorata e piena di gioia per Artissima. E stratosferica. Siamo qua dopo un percorso che abbiamo intrapreso durante il Salone del Mobile di Milano con un artista francese emergente che si chiama Jonathan Binet, che ha lavorato all'interno del negozio e ha fatto un talk con Marcello Maloberti, uno degli artisti ormai storici italiani, con cui abbiamo prodotto un libro in collaborazione con Aspesi, che sono queste martellate scritti fighi, 30 anni di calambur, di poesie, di trovate, di genialità scritte su carta, che troviamo oggi tridimensionalmente all'interno del negozio di Aspesi e che poi seguono un lungo percorso, che è una mostra importante nel Salone dei Principi di Piemonte, sempre qui a Torino, un'altra presentazione durante Artissima. Insomma, Aspesi rinnova e rilancia la sua relazione con l'arte contemporanea grazie alla relazione con Fresh Art e con artisti importanti come Marcello Maloberti. Martellate e scritti fighi 1990-2019, e sono tutti i miei scritti, che sono una sorta di aforismi e niente, e all'interno del negozio sono esposti 6 opere, che sono 6 scritte molto grandi. All'interno del negozio ho scelto delle scritte anche rappresentative per la città, di cui una è A Torino piove da Dio, e sono tutte delle scritte, sono quasi dei frammenti, sono dei giochi di parole, sono degli stati d'animo, e un sottofondo un po' filosofico.